Nei giorni scorsi, sugli organi di stampa sono state sbandierate le attivazioni di due nuovi treni regionali veloci che nei giorni festivi collegano Roma con l'Umbria. I treni in questione di veloce non hanno nulla. Il primo, infatti, da Roma a Perugia, impiega 2 ore e 41 minuti, alla fantastica velocità media di 74 km/h, mentre il secondo, da Roma a Perugia, la percorrenza di 2 ore e 31 minuti, alla velocità media di 79 km/h. E quanto denunciano il portavoce Umbria del Movimento 5 Stelle, la senatrice Emma Pavanelli e il consigliere regionale Thomas De Luca. La regione Umbria, affermano Pavanelli e De Luca, sta esultando per treni del quarto mondo, accontentandosi di collegamenti che viaggiano a velocità lumaca. Come se non bastasse, i due treni partono ed arrivano al primo binario est della stazione Termini, a quasi mezzo chilometro da quelli principali che penalizzano anziani, disabili, pendolari e turisti con bagagli alla mano.